Early warning, spesso ci sentite parlare di sicurezza dell'acqua associata a questo termine, allarme anticipato. È un sistema, un piano di sicurezza delle acque che vede la collaborazione di diversi enti e istituzioni, tra cui l'Istituto Superiore di Sanità, l'INZS e la Ruzzo Reti, e oggi vi spieghiamo nel dettaglio in che cosa consiste. Siamo nel cuore della montagna, sotto le gallerie autostradali, all'interno del Gran Sasso. Questo è il punto in cui l'acqua, punto della sorgente, in cui l'acqua si accumula prima ancora di essere distribuita all'interno della rete idrica attraverso delle tubature. Attraverso questa sofisticata strumentazione noi siamo in grado di capire se nell'acqua accumulata all'interno di questa sorgente appunto ci sono eventuali anomalie. In quella ipotesi l'acqua non verrà assolutamente immessa nella rete idrica, mantenendo quindi la salubrità dell'acqua che arriva nella provincia di Teramo. Da questo quadro di controllo noi possiamo leggere numerosissimi parametri. Uno di quelli più significativi, ma anche più importanti per noi, è il valore della portata in tempo reale. In questo momento leggiamo che dai due sbarramenti stiamo erogando circa 700 litri di acqua al secondo, quindi la metà del fabbisogno dell'intera provincia di Teramo viene in questo momento soddisfatto solo da questa sorgente. Questo avvalora ancora di più l'importanza di questa captazione sia a livello ambientale che igienico-sanitario. Questa è la seconda linea dell'early warning, siamo a poche decine di metri dalla sorgente del Gran Sasso, in particolare siamo nei laboratori di Casale San Nicola. Qui i sistemi di sicurezza che abbiamo messo in campo sono tre, una sonda speculare a quelle che abbiamo all'interno della galleria del Gran Sasso, la Daphnia magna, un indicatore biologico di tossicità, sono dei piccoli crostacei che vengono analizzati in continuo, che sono parte del progetto che abbiamo con l'INZS, proprio volto a garantire ulteriormente la sicurezza della nostra acqua. Accanto alla Daphnia magna e alla sonda abbiamo un gas cromatografo, è un laboratorio nel laboratorio, anche questo in continuo, analizza l'acqua dandoci una serie di parametri molto importanti che si vanno a sommare alle analisi che quotidianamente la ASL di Teramo e la Ruzzo Reti fanno sull'acqua in sorgente. Siamo in una infrastruttura strategica per la Ruzzo Reti, da questo momento in poi l'acqua viene introdotta nella rete idrica. Dal tubo alle mie spalle confluisce tutta l'acqua del traforo del Gran Sasso. La struttura in particolar modo è costituita da una decina di vasche di accumulo, che possono contenere 75.000 metri cubi di acqua, il corrispettivo del fabbisogno dell'intera provincia di Teramo per circa 24 ore. Questa è la terza linea dell'early warning, siamo all'interno del laboratorio nel potabilizzatore di Montorriano Romano. In questo laboratorio vengono rianalizzati quelli che sono i risultati delle linee precedenti, ossia i risultati della Daphnia magna, del gas cromatografo e delle sonde che appunto provengono dal Gran Sasso. Vi è un ulteriore quindi step, un'ulteriore analisi di risultati già convalidati in precedenza. Una caratteristica di questo laboratorio, come per gli altri, è che lavora H24, questo significa che siamo in grado in tempo reale di analizzare le acque che provengono dalla rete idrica, ma non solo dal punto di vista dell'acquedotto ma anche per quello che riguarda la depurazione e quindi per la salubrità dei nostri mari. Il Consiglio di Amministrazione negli ultimi anni ha investito moltissimo per potenziare il laboratorio, tanto che abbiamo assunto delle professionalità molto alte, biologi e chimici che gestiscono appunto il laboratorio in esame e che probabilmente sarà frutto di ulteriore integrazione nei prossimi anni.